Alla quattordicesima festa di Rifondazione Comunista. Siamo appunto a sabato, la seconda serata, e oggi è previsto l'intervento appunto di Paolo Ferrero, vicepresidente della sinistra europea, che appunto ho l'onore di presentare. È una festa appunto che si fa in una situazione nazionale e internazionale difficile, però c'è un appunto che secondo me è necessario. Cioè, questa è la quattordicesima festa del nostro circolo e vuol dire tanto il fatto anche solo che appunto siamo alla quattordicesima edizione, perché significano 14 feste fatte tutte da volontari militanti che incarnano il senso della militanza più vero, quindi impiegare parte del proprio tempo per qualcosa in cui credono. E si tratta di 14 feste fatte alla cooperativa Portalupi, per cui io chiedo un applauso, perché è veramente un luogo di democrazia, un luogo di libertà, un luogo in cui è ancora possibile, a differenza di molta parte del paese, una discussione democratica vera e civile, quindi è tanto di cappello. Quindi io ringrazio la cooperativa, ringrazio appunto Paolo Ferrero, che è sempre disponibile quando lo invitiamo a intervenire, e ci dirà insomma, in questa situazione politica fatta da prima di tutto le elezioni nazionali che avremo questo 25 settembre, in cui Rifondazione Comunista, ricordiamolo, si presenterà appunto con l'Unione Popolare, ci racconterà un po' il programma e ci racconterà come le proposte di Unione Popolare per tentare di combattere questa situazione, dalla situazione internazionale al pericolo dell'escalation, alla situazione nazionale col caro bollette e via dicendo. Quindi un applauso di incoraggiamento per Paolo. Grazie, grazie. Ciao a tutti e a tutte e buona digestione, no? Direi grosso modo a quest'ora. E semplicemente qualche riflessione sulla situazione che stiamo vivendo. E la prima è una situazione che lascia abbastanza stupefatti, perché noi abbiamo le famiglie che stanno ricevendo delle bollette del gas e dell'energia elettrica in aumento furibondo, non in aumento che è aumentata un po'. È aumentata parecchio già la roba da mangiare, le verdure, tutto questo, ma invece le bollette sono proprio schizzate in alto. E le bollette sono schizzate in alto per le famiglie e per le imprese. Cioè, questa volta, quando il presidente di Confindustria va in televisione a dire che se vanno avanti così un decimo delle imprese italiane non riapre, non sono le solite balle che racconta quando dice che bisogna tagliare il costo del lavoro perché gli operai prendono... Effettivamente c'è un problema. Io sono stato in Sardegna appena prima delle ferie, in un'azienda che ha una bolletta normale da 50.000 euro all'anno. Quell'azienda va con una bolletta da 500.000 euro e loro, è una piccola azienda, mi dicono: noi finiamo fuori mercato. Cioè, non è che c'è discussione. È così come un ristoratore che ha degli aumenti di costi pazzeschi non è che può raddoppiare il prezzo della pasta, perché non c'è più nessuno che va a mangiare in quel ristorante se tu un piatto di tagliatelle glielo fai pagare 22 euro. Cioè, ci va qualcuno, ma non ci va la gente, normalmente ci va. Allora noi siamo in una situazione in cui c'è la guerra e non si capisce se questa guerra diventa una guerra nucleare. No. Il caro bollette, un caro bollette pesante che incide sulle famiglie che non ce la fanno a pagare e sulle imprese che rischiano di chiudere con quelle bollette elettriche lì. E in questa situazione il governo Draghi, il governo dei migliori, si è riunito e ha deciso chi poteva essere l'acquirente di quella che era l'Alitalia. Cioè, su una grande roba di
vendita, chiamatela come volete, della compagnia aerea ha deciso. Ma invece sulla questione delle bollette del caro vita avanti, l'unica cosa che ha detto è che bisognava tenere diciamo i termosifoni bassi, stare sotto i 19 gradi e spegnere un'ora o due prima i termosifoni. A me questo ha fatto impressione, perché i democristiani, quando prendevano il 35% di voti, in modi che a noi non piacevano, ma un po' di problemi della gente li risolvevano, in modi clientelari, furbeschi, come volete, ma in qualche modo si occupavano dei problemi della gente. E invece qui abbiamo un governo che dei problemi della gente non se ne occupa, perché dire che devi spegnere i termosifoni un po' prima, ci arrivano tutti, no? Che se non c'è più i soldi spengono prima, ma non c'è nessun provvedimento reale. E l'altra cosa che a me ha fatto impressione è che oggi, i giornali di oggi, sono tutti con la notizia che abbiamo messo il tetto al prezzo del petrolio russo per acquistarlo, cioè che i paesi del G7, i grandi 7, hanno deciso che al di sopra di una certa cifra non acquisteranno il petrolio russo, e l'Unione Europea si è impegnata ad adottare la stessa misura anche per quelli che nel G7 non ci stanno. E qualcuno dovrebbe ragionare, ma di dire, ma questa qua è una misura contro la Russia o contro i popoli europei? Perché che cosa succede? Voi immaginatelo, no? I governi europei dicono che non comprano più il petrolio russo se sta al di sopra, poniamo, no? Di 50 euro al barile. Poniamo, sto dicendo una cifra a capocchia. La Russia cosa fa? Ha già detto che non ci vende più il petrolio, nemmeno una goccia, e anzi hanno chiuso i rubinetti anche del gas ieri, hanno detto che non ci danno più né il gas né il petrolio. Cosa ne fanno di quel gas e di quel petrolio? Lo vendono sostanzialmente, e il petrolio è più semplice del gas, alla Cina, all'India, all'Arabia Saudita, perché noi stiamo comprando petrolio raffinato dall'Arabia Saudita, ma è petrolio russo che l'Arabia Saudita compra dai russi, raffina e ce lo vende a noi. Però noi il prezzo massimo l'abbiamo messo solo sul petrolio russo, non su quello che eventualmente compreremo dall'Arabia Saudita. Allora, secondo voi, in una situazione in cui si mette questa roba qua e la Russia ti dice non ti do più un goccio di petrolio, al prezzo del petrolio che cosa succede in generale? Si abbassa o aumenta? Io ho l'impressione che aumenti, e che dentro una scarsità che noi avremo, e l'Europa avrà bisogno di andare in giro a chiedere gas e a chiedere petrolio. E badate, non è così semplice averlo, perché per aumentare la produzione di gas ci sono dei limiti materiali, non è che un rubinetto e tu apri un po' più il rubinetto e c'è più miliardi di metri cubi di gas nel mondo, no, è un po' più complicata. E anche sul petrolio, banalmente, è l'OPEC che decide quanti barili di petrolio tira fuori ogni giorno. L'OPEC ha già deciso che non aumenta, perché? Perché i paesi produttori di petrolio, che il prezzo stia un po' più in su, non è che gli dispiace tanto, tirano fuori meno petrolio, che prima o poi esaurisce, prima o poi lo sostituiamo con le energie alternative avanti, e ci guadagnano di più. Allora, la cosa che a me fa impressione è che noi abbiamo un governo che non si occupa dei problemi reali che c'ha il paese, quindi vende all'Italia ma non discute di che cosa fare per le famiglie e per le imprese sulle bollette del gas, e dice chiudete il rubinetto un po' prima, e dall'altra parte gli unici provvedimenti che si prendono sono altre forme, tra virgolette, di sanzioni contro la Russia, che invece che favorire la fine della guerra fanno un clima internazionale un po' più arrabbiato, ma sostanzialmente penalizzano i popoli europei. E infatti, da quando abbiamo iniziato a mettere le sanzioni sulla Russia, noi abbiamo l'inflazione in Europa al 10% e una difficoltà dell'Italia e della Germania, che sono i paesi che hanno più industrie, più della Francia, una difficoltà perché ci mancano materie prime e gas a basso costo. Allora, in questa situazione, vi chiedo scusa che l'ho descritta così, ma vi inviterei a ragionarci, perché è un mondo un po' strano, in cui quello in cui i governanti non è che risolvono i problemi in un modo in cui a noi non piacciono,
non affrontano proprio i problemi e ti raccontano che stanno lavorando per la fine della guerra e invece stanno esacerbando la situazione e peggiorando la nostra condizione. Allora uno dice, vabbè, ma ci sarà l'opposizione che dice altre cose. Se voi andate a vedere che cosa dice la Meloni su queste questioni, dice le stesse cose che dice Enrico Letta, perché questa è la cosa impressionante. La Meloni è d'accordo che continuiamo a mandare le armi in Ucraina per continuare la guerra. La Meloni è d'accordo ad avere le sanzioni economiche alla Russia, che in realtà paghiamo noi come popoli europei. La Meloni è d'accordo a mettere un tetto al e avanti così. Cioè noi siamo in una situazione folle in cui la politica italiana è rappresentata dai telegiornali come un litigio continuo, no? Si insultano tutti i giorni, c'è il voto utile, avanti. Se uno va a vedere sulle questioni fondamentali, cioè che politica facciamo sulla pace e sulla guerra, che politica facciamo sulla possibilità della gente di vivere, perché questa roba delle bollette è una roba che va a impattare sia sui posti di lavoro che sul caro vita in un modo bestiale, niente, non c'è nessuna differenza. Allora, questo è il motivo sostanziale per cui esiste Rifondazione Comunista, che bisogna riuscire a portare dentro la politica un'alternativa a questa situazione. Ed è il motivo per cui come Rifondazione Comunista abbiamo lavorato a costruire assieme a Luigi De Magistris, a Potere al Popolo e altri, l'Unione Popolare, cioè di dire c'è bisogno che la politica non sia solo un teatrino in cui tutti litigano tantissimo ma sulle questioni fondamentali dicono le stesse cose, c'è bisogno di prospettare una cosa diversa. Ad esempio, faccio degli esempi perché altrimenti sembra che uno racconti delle frottole. Sulla guerra, la guerra è cominciata il 24 di febbraio, la guerra era già iniziata prima, era iniziata con l'allargamento della NATO ad est, era iniziata perché nel 2014 si decise negli accordi di Minsk di avere un tentativo di ricomposizione dentro l'Ucraina tra i russi e quelli che non sono russi per cercare di tenere assieme il paese. Tutto questo non ha funzionato e quindi la guerra arriva alla fine di un percorso degenerato. Ma noi quando è scoppiata la guerra abbiamo detto, scusate, ma se noi mandiamo armi, che cosa succede? Che la guerra finisce? No, se noi mandiamo armi la guerra continua. E la guerra, questa guerra, si può vincere? Perché i nostri parlano dicendo vinciamo la guerra. Ma secondo voi, è una domanda che vi faccio, una guerra contro una potenza nucleare è possibile vincerla? O la potenza nucleare, se fosse anche messa male, prima di perdere, alza un po' il livello dello scontro e tira qualche missile di quelle più pesanti? Cioè questa guerra si può pensare di vincere? Io penso di no. E allora noi abbiamo detto la guerra non si può vincere, non si può mandare armi, non si capisce per che cosa. Bisogna fare la trattativa, bisogna discutere, bisogna ragionare per fermare la guerra. Perché la guerra non si può vincere, ma si può fermare. È l'unica cosa che si può fare. La prima guerra mondiale, cento e qualche anno fa, l'hanno fatta e tutti pensavano che vincevano. E dopo 4 anni non sapevano come fare a chiuderla. Gli unici che l'hanno chiusa sono i bolscevichi, che a un certo punto hanno detto, sapete come si fa a chiudere la guerra? Che la si smette di sparare su quelli davanti. Al massimo si spara su qualche ufficiale di quelli dietro e si ferma la guerra. E la rivoluzione è nata su questo, la rivoluzione comunista, sulla pace e sulla terra e i contadini. Ma se volete un altro esempio tutto diverso, quando nel 62 si discuteva di mettere i missili sovietici a Cuba e Kennedy minacciò la guerra nucleare, no? Se l'Unione Sovietica avesse messo i missili a Cuba nel ottobre 62, se avessero avuto la testa di Biden o di Zelensky avanti, noi avremmo avuto la guerra nucleare nel 62. E invece che cosa successe nel 62? Successe che Khrushchev e Kennedy iniziarono a discutere, dentro la minaccia nucleare, iniziarono a discutere.
E l'esito della discussione fu che l'Unione Sovietica non metteva i missili a Cuba e che gli Stati Uniti toglievano dei missili nucleari dall'Europa. Fu una trattativa che ridusse il numero dei missili, non l'aumentò. E invece qua la trattativa, ci siamo solo noi e il Papa che dicono che bisogna fare la trattativa. Eppure io penso che sia l'unica cosa che si può fare. Perché l'altra, se ci pensate, stiamo andando avanti da 6 mesi. E gli Stati Uniti gli danno sempre dei missili che vanno un po' più distante. E più vanno distante, e più la guerra si inasprisce. E più si inasprisce, e più è facile che prima o poi qualcuno schiacci un bottone di un missile di quelli più pesanti degli altri. È una roba da matti. Mentre noi siamo qua a mangiare cena, c'è il rischio, non solo quelli stanno bombardando, gli ucraini stanno bombardando una centrale atomica che ora è in mano ai russi, ma c'è il rischio che scoppi la guerra nucleare. È una roba senza senso. E quindi noi banalmente, come Unione Popolare, diciamo, la guerra non si può vincere, la guerra va fermata, e va fermata con la trattativa, come fecero Kennedy e Khrushchev. Come va fatto? Perché le guerre, come dice la Costituzione italiana, non sono il modo per risolvere le controversie internazionali. Le guerre vanno finite, perché sono la barbarie più grande che l'umanità possa fare. Chiunque le cominci, non c'è una guerra giusta, ci sono solo guerre che fanno disastri. E quindi la guerra va fermata con la trattativa, non mandando le armi. Secondo, che cosa facciamo per le bollette? Noi per le bollette abbiamo proposto le seguenti cose. Primo, che bisogna fare una tassa sui super profitti che hanno fatto gli speculatori in questi mesi del 90%. Ma la tassa va fatta bene, non come l'ha fatta Draghi in modo che gli altri non la paghino, va fatta per farla pagare. Secondo, che il gas non va comprato dagli speculatori come accade oggi, ma va comprato direttamente dai paesi produttori facendo gli accordi con i paesi produttori. Guardate che il mondo è sempre funzionato così, solo negli ultimi anni in Europa si compra il gas sulle quotazioni della borsa di Amsterdam, che è una borsa che tratta solo un pochettino di gas, ma in cui tutti gli speculatori del mondo giocano a scommettere a chi fa più soldi. E noi paghiamo il gas ai prezzi che lo stiamo pagando non perché costa di più estrarre il gas, ma perché la speculazione sta giocando sul prezzo del gas. Allora, invece che comprarlo alla borsa di Amsterdam, visto che non c'è nessun padre eterno che ci obbliga a comprarlo alla borsa di Amsterdam, bisogna fare gli accordi con gli altri paesi, compresa la Russia, perché se le sanzioni le paghiamo noi, perché la Russia banalmente di fronte alle nostre sanzioni vende il gas da un'altra parte o lo brucia direttamente, penso che sia meglio invece dire trattativa per finire la guerra e facciamo gli accordi con l'Algeria, con tutti quelli che volete, ma facciamo gli accordi per avere il gas a un prezzo normale. Quindi far pagare chi ci ha guadagnato le decine di miliardi sulla speculazione e uscire, far uscire il gas, far uscire soprattutto il gas in questa fase dalla speculazione finanziaria e avere un rapporto decente con i paesi produttori in una logica normale, che loro producono e tu consumi e lo paghi avendo accordi che durano più anni, non la speculazione di ogni giorno che il prezzo può raddoppiare da un giorno all'altro. Allora, queste cose qua, uno dice, ma questi qua sono sogni? No, sono cose che se il governo Draghi volesse, domani mattina le può decidere. Perché non c'è nessuno che ti può impedire di fare queste cose che ho detto. Allora io penso che questo è il problema. Oggi la politica in Italia è una politica dove si litiga come cani tra centrodestra e centrosinistra, e poi ci sono le varianti, perché ci sono i centristi di Calenda che non si capisce da che parte pendono, e poi ci sono i 5 Stelle che hanno messo in crisi il governo ma non sono usciti dal governo. E hanno continuato a votare ancora una settimana fa i finanziamenti per comprare gli F-35. Cioè c'è una politica in cui effettivamente non si capisce su che cosa è il litigio. Perché il litigio è pesantissimo, ma sulle cose fondamentali non c'è. Allora io credo che il nodo è questo. Provare a costruire una presenza politica che rappresenti le istanze popolari per provare a portare in Parlamento quelli che sono i bisogni popolari. Abbiamo detto che bisogna abbattere il costo delle bollette cambiando la politica energetica, ma l'altra cosa che va fatta è che bisogna tassare le grandi ricchezze. Chi ha milioni, attenzione, non chi ha la casa in proprietà,
perché chi ha lavorato e si è fatto una casa e qualche famiglia è riuscita anche ad averne due, quelle non vanno tassate di più. Noi proponiamo una tassa sopra il milione di patrimonio. Chi ha più di un milione inizia a pagare, perché non si capisce perché chi ha miliardi di euro di soldi non debba pagare di più di chi guadagna 15.000 euro al mese. Non si capisce. E quei soldi che vanno presi ai ricchi devono servire per far funzionare la sanità pubblica, perché è una vergogna che le liste d'attesa siano di 6 mesi, di 8 mesi, perché quello vuol solo dire distruggere la sanità pubblica per spingere la gente nella sanità privata. E ti dicono: senti, se vuoi un'ecografia ci metti 6 mesi, ma se tu vai nella clinica convenzionata e paghi direttamente, domani mattina te la fanno l'ecografia. Funziona in Lombardia così, funziona in Piemonte a casa mia, è assolutamente uguale dappertutto, uguale. Io mi sono andato a iscrivere per fare un'ecografia 8 mesi, ma pagando 5 euro in più alla clinica convenzionata io potevo farla la settimana dopo. Allora la domanda che vi faccio è: ma scusate, ma se la clinica privata vi fa l'ecografia a 5 euro in più del ticket, e lo farà per guadagnarci, eh? Non è che i privati che hanno la clinica lo fanno come la San Vincenzo, lo fanno per guadagnarci. Ma se il privato ci guadagna facendoti pagare 5 euro in più del ticket, non è che per caso anche il pubblico nel prezzo del ticket ci potrebbe stare? Non è che il pubblico potrebbe comprare qualche macchinario in più per fare l'ecografia e farle lui? Non è che il pubblico potrebbe funzionare per caso? Questo è il problema. Questo è il problema, che non c'è nessuno che vuol far funzionare il pubblico, perché bisogna trasferire le risorse delle ASL alle privati in modo che ci possano guadagnare. Allora, che cosa dice Unione Popolare? Dice: calmierare le tariffe facendo un lavoro anche per la pace nel mondo, trattativa, cooperazione, rapporto con i paesi produttori, rapporto con la Russia, perché bisogna costruire la pace, non bisogna costruire l'odio e la guerra. Bisogna fermare la guerra, bisogna trovare una forma di sicurezza per l'Ucraina e per la Russia che permetta a tutti di convivere civilmente. Ma in Italia bisogna dire sanità pubblica, istruzione pubblica, assistenza pubblica per gli anziani. Dove andare a prendere i soldi? Andarli a prendere tassando le grandi ricchezze, facendo pagare chi ne ha troppi e usando quei soldi. E sui giovani bisogna smetterla di mandare la gente come: io andrò in pensione il 1° di novembre e vado in pensione a 62 anni dopo 43 anni di lavoro, perché in Fiat sono entrato da operaio a 18 anni e mezzo. Ma a voi sembra normale che mio padre è andato in pensione dopo 35 anni di lavoro, io ne ho dovuti fare 43 per poter andare in pensione, mentre i miei figli sono tutti e due precari? E uno ha 28 e l'altra ne ha 33 e sono tutti e due precari. Ma perché? Non ha nessun senso. Vivono anche loro, hanno diritto a farsi una famiglia, per usare il linguaggio cattolico, no? Hanno diritto a decidere della propria vita, direi io. Ma perché bisogna tirarla via la legge Fornero? Bisogna mandare la gente in pensione prima e bisogna togliere le leggi sulla precarietà e far sì che i giovani che lavorano possano lavorare decentemente. Decentemente vuol dire avere uno stipendio decente, ma non dover cercare ogni 15 giorni un nuovo posto di lavoro. Perché non è possibile che tu c'hai gente che c'ha un contratto a tempo determinato, poi ne ha un altro, poi ne ha un altro e poi ne ha un altro, e magari con un ente pubblico fai 10 contratti a tempo determinato, uno in fila all'altro. Questa roba qui è semplicemente il ricatto e lo sfruttamento del lavoro per tenere la gente in una condizione in cui non possa mai dire di no al capo e non possa mai far valere le sue ragioni. E allora per questo serve Unione Popolare, per questo serve un voto a Unione Popolare. Non risolve tutti i problemi, ma avere una sinistra in Parlamento che faccia valere queste ragioni del lavoro, dei lavoratori, dei più deboli, di quelli che non hanno il potere individualmente di farsi valere, come invece funziona per i Berlusconi e per gli altri, serve e ci deve servire per fare l'altra cosa, e finisco. Noi dobbiamo in Italia riuscire a rompere il sentimento di impotenza che ci attanaglia, perché questa, io per,
per casi della vita e perché sono un uomo fortunato, perché ho iniziato a fare l'operaio alla Fiat a 18 anni e mezzo e poi, visto che rompevo un po' le balle, la Fiat mi ha messo in cassa integrazione. Io a 23 anni ero in cassa integrazione in Fiat, ero il più assistito dell'universo perché sono stato 5 anni in cassa integrazione tra i 23 e i 28 anni, no? E solo che quella roba lì mi ha cambiato la vita, perché io in cassa integrazione che cosa facevo? Facevo politica. E quindi poi ho iniziato a fare il funzionario di Democrazia Proletaria, poi per Rifondazione Comunista. Ho avuto un sacco di privilegi. A 24 anni ho guidato un'occupazione di una fabbrica tessile, che è un'esperienza che fa bene alla vita, perché ti aiuta a misurarti con i problemi. E io sono stato fortunatissimo e oggi faccio il vicepresidente della sinistra europea. E quindi mi capita di girare in Francia. Non c'è un paese europeo, e non c'è in America Latina, ma non c'è in Europa, che sia così depresso, incazzato e con la sensazione di impotenza come in Italia. In Italia tu hai la gente che si sente da sola, che però pensa che non c'è niente da fare, si incazza col televisore, ma pensa che non si può fare niente. In Francia non è così. In Francia la riforma Fornero sulle pensioni non è passata. Macron ci ha provato e i gilet gialli, la CGT avanti, hanno fatto le lotte e sono riusciti a fermare Macron, e in Francia non vanno in pensione a 67 anni. E in Francia hanno provato a far passare le leggi di le leggi schifose che Renzi ha fatto sulla precarietà, e non sono riusciti a farle passare perché i francesi hanno fatto i cortei dicendo on travaille pas con les italiens. Non lavoriamo come gli italiani. Non so se è chiaro. Perché? Perché in Francia sono un po' sbruffoni ogni tanto, ma hanno l'idea che non sono proprio gli ultimi della classe e che si devono anche far rispettare. Quest'idea qua in Italia non c'è più. È passata l'idea che è già tanto che ti fanno lavorare, non vorrai mica anche avere lo stipendio. No? Passata quest'idea qua, cazzo, no? Un giovane, vai a lavorare, ti fanno lavorare, se impari qualcosa. Cioè, mia figlia ha fatto uno stage e tra l'altro ha imparato moltissime cose, solo che alla fine il problema è se riesci a viverci con le cose che fai, non è che lavori a gratis per imparare delle cose. Allora io penso che questo è il problema che abbiamo in Italia, di rompere questo meccanismo di sensazione di impotenza, che fa sì che la gente è arrabbiatissima, ma ognuno contro l'altro, ognuno da solo. E allora bisogna ricostruire la speranza e la possibilità del cambiamento. Bisogna costruire l'idea che invece si può cambiare assieme, che ci siamo riusciti in Italia, perché l'Italia non è mica stata sempre così. Siamo l'unico paese in Europa, tolta la Jugoslavia e in parte la Grecia, che si è liberata anche con la lotta partigiana dal nazifascismo. Non è successo in tanti paesi che la lotta partigiana sia stata così forte, sia stato un fatto di popolo che ci ha permesso di avere quella Costituzione che abbiamo. Ma nel 68-69 gli operai italiani hanno prodotto le esperienze più avanzate del mondo, di, non solo sul salario, ma sulla sanità, sulla salute nei posti di lavoro, sul controllo, sulla possibilità di vivere decentemente e di lavorare decentemente. Gli italiani sono stati capaci a prendersi in mano il loro destino. Certo, c'era un partito che si chiamava Partito Comunista, che oggi non c'è più. E allora io penso che il problema è questo, di ricostruire una sinistra degna di questo nome e insieme lavorare a ricostruire un senso di sé della nostra gente, rompendo il meccanismo dell'isolamento, della solitudine, dello sconforto, del senso di impotenza, e riscoprire invece una cosa che i padroni non ci vogliono far sapere, e cioè che tutti insieme noi le cose le possiamo cambiare, perché questo è il problema vero. Loro ci mettono uno contro l'altro tutti i giorni, divisi, perché non ci vogliono far scoprire la cosa elementare, che se la maggioranza del popolo italiano si mette d'accordo che bisogna avere la sanità pubblica, le pensioni in un certo modo, che i giovani possano lavorare in un certo modo, non c'è santo che tenga, siamo di più noi che loro. E allora io penso che noi dovremmo provare a far questo, e per questo vi invito a dare una mano ai compagni e alle compagne che stanno facendo la campagna
elettorale per Unione Popolare. Qui ci abbiamo due candidate che erano là, non so dove sono, mi piacerebbe che si facessero vedere, perché sono due giovani donne a cui vi chiederei di dare un applauso, che sono le candidate della zona. Ma loro stanno facendo questo lavoro, lo dico, penso, senza distruggerli delle aspettative, non perché diventeranno deputate, lo stanno facendo per provare a ricostruire una sinistra in questo paese e per ricostruire una speranza sociale in questo paese. E io credo che tutti noi che siamo qua stasera a mangiare, nessuno chiede dei sacrifici, nessuno chiede di impiccarsi per la causa, ma diamo una mano affinché chi ci ha messo la faccia, chi ci ha messo la volontà, la voglia, il coraggio e si è messo in gioco, possa fare una campagna elettorale assieme a tutti voi, perché quello che seminiamo oggi lo possiamo raccogliere domani, e la cosa che facciamo oggi e che costruiamo oggi ci sarà per noi e per i nostri figli. E allora io penso che questa è la cosa, questa è la politica, la capacità di pensare non solo per sé nel minuto presente, ma la capacità di pensare un po' più in largo, perché questa è la cosa che dobbiamo fare. Buona serata a tutti e tutte, e mi raccomando, datevi una mano. Adesso la parola alla musica.